Riparte il terzo quarto di questo campionato valevoli per l'Under 17 Eccellenza qui al Pala Principi di Porto Potenza Picena. Per chi si è collegato sul nostro canale della Twins Bastiani, vi stiamo trasmettendo le immagini del ritorno tra la Sacrata Basket Porto Potentina e la Sutor Montegranaro. Qui a commentarvi con voi, oltre che lo staff della Twins Bastiani Gian Nicola, abbiamo anche Alessandro. A te Alessandro. Ciao, sono sempre qui con voi dai primi due quarti. Intanto vediamo che il Montegranaro non segna, poi riparte Porto Potenza. Sembra Torresi, filo da due punti, sbaglia comunque da lunga distanza. L'allenatore si accoccia, Claudio chiede la difesa e poi vediamo che non c'è intesa tra il numero 12 e il numero 11 del Montegranaro. Si fanno sentire i tifosi di casa. Minucci attacca, palla per Filo che non si aspettava quel passaggio. Un bel passaggio fatto. Non riesce ad arrivarci. Minucci ha fatto un bel passaggio a Filo, purtroppo non si sono capiti. E c'è questa palla persa e ricomincia il Montegranaro. Marzullo riceve il blocco dal suo compagno di squadra Antonante, dentro per Morena. Morena, due punti. Minucci, dai vai con Morresi. Morresi da tre punti, palla che sbalza sul ferro e poi va dietro al tabellone. Ci mette l'aggressività la Sacrata Basket, infatti il numero 6 Marzullo si trova un po' in difficoltà e poi Sebastiani fa un fallo. Rimessa per il Montegranaro. Da sotto canestro Morena sbaglia. Poi Morresi si ferma a tre punti, ferma il palleggio. Filo attacca. Palla che tocca il primo ferro ed esce. Poi Morresi cerca di rubare palla, ma per l'arbitro è un intervento falloso. Marzullo contro Morresi, riesce a superare Morresi. Giù per il numero 11 che attacca destro, sinistro e tiro e canestro. Nucci per Angeletti. Angeletti che attacca con la mano sinistra e poi va a destra, un tiro sbilenco che esce. Sebastiani riesce a rubare palla con l'aiuto di Angeletti e segna. L'allenatore del Porto Potenza che si lamenta per l'infrazione ai passi che poi viene fischiata dall'arbitro. Filo per Angeletti. Minucci trova Morresi. Morresi dall'angolo da tre punti, la spara, una bomba da tre punti. Bravo Morresi. Finalmente la Sagrata si sveglia, era ora, porca miseria. 31-45, una buona pressione che regala la rimessa. No, è ancora del Montegranaro la palla in zona difensiva. Domizioli si spaventa e vuole cambiare i suoi ragazzi. Entra Cappella ed esce Marzullo. Cantadini per il numero 11 Pittaluga che la spara da tre e il suo compagno riesce a recuperare il rimbalzo e riesce anche a buttare la palla dentro al cesto.
Minnucci per Angeletti, lunga per Filo, Filo spalla al canestro, destro sinistro, tiro bruttino, non riesce a segnare, si sbatte la palla sui piedi, rimessa Porto Potenza. Rimessa in attacco, si incarica della rimessa Minnucci, palla dentro per Filo, Filo butta fuori per Minnucci, Minnucci ha tre punti, palla che sbatte sul ferro e esce, poi ci riprova Morresi da tre punti. Porto Potenza sta provando molti tiri a tre punti in questo quarto. Serie di passaggi velocissimi al Montegranaro e infrazione di passi giustissima. Sembra che la Sagrada abbia ripreso un po' il ritmo, Alessandro, anche se, ci sono, anche se ci sono un po' di errori, comunque. Comunque un po' di punti l'ha recuperati, ma ci vorrà ancora molto. Intanto vediamo Montegranaro con un tiro di Cimini che sbaglia. Morresi attacca, fallo di Cantarini, il capitano. Rimessa la fa Minnucci, Minnucci per Sebastiani, non ci pensa due volte e tira ma sbaglia. Cade la Sacrata che non riesce a recuperare palla, altra parte per Cappella, Cappella per Pittaluga che attacca, rischia di perdere la palla ma poi la riprende, e poi c'è un tiro da sotto di Antonante che non riesce a segnare ma comunque guadagna un fallo. Esce Minnucci, entra il capitano Cervellini. Uno su due per Antonanti. Sebastiani, serie finte. Poi Morresi, palla in mano. Poi per Cervellini che attacca. Prova, cerca Morresi, ma la palla sbatte sulla gamba dell'avversario e... però la palla uscendo la tocca un ragazzo del Montegranaro, palla per Porto Potenza. Filo, un tiro veloce a tre punti, palla che sbatte sul tabellone, rimbalzo difensivo per Montegranaro. Cappella, contropiede per il Porto Potenza. Morresi tira velocemente da tre punti ma non riesce ad arrivare nemmeno al ferro. Contropiede questa volta per il Montegranaro, dove Cappella tira, prende il primo ferro ma riprende il rimbalzo Antonante. Ricomincia il Montegranaro. Cantarini blocca per Cappella. Scarica per Giacomi, dove segna i suoi primi tre punti della partita. Una tripla dall'angoletto. Cervellini per Morresi. Morresi finta di tirare ma poi attaccando riceve la stoppata da Cantarini.
schema di prima. Antonante, questa volta c'è Antonante che sbaglia il canestro, ma riesce comunque a recuperare palla e riesce a suggerire il passaggio per il numero 20 Cimini, che segna i due punti. Poi però commette fallo. Cambio, esce Angeletti ed entra con il numero 12 Nibaldi. Ricordiamo sempre, Alessandro, che le nostre immagini, la Twin Sebastiani del sito www.twinsebastiani.it, offre queste immagini a tutti coloro che non sono potuti venire a vedere questa partita per vari impegni, e quindi diamo la possibilità ai genitori di questi splendidi ragazzi, per questo stupendo sabato di sport, di poterli rivedere tramite il nostro sito. Ritorniamo alla partita. Penciacomi trova lo spazio vuoto e attacca. Un brutto passaggio per Cappella, ma Cappella rimedia. Poi attacca. Un po' intreccio, poi da tre punti. Il capitano da sud tira e sbaglia, ma Cappella riesce appena in rimbalzo e ci prova anche lui da tre punti. Poi c'è un po' di confusione al rimbalzo e Cimini commette fallo. E vediamo l'allenatore che si arrabbia con lui, infatti lo cambia. Entra Morena per Cimini. Sebastiani scivola ma poi si rialza. Morresi per Filo. Non riesce a trovare un varco per entrare Porto Potenza. Cervellini ci prova, batte tra tutti i difensori e poi Sebastiani ci mette l'aggressività. Siamo a un minuto e 40 secondi al fine di questo terzo quarto, dove la Sagrada Basket si trova a 31 punti contro i 53 della Sutor Montegranaro, che non so se abbiamo detto i colori, ma la Sagrada Basket gioca in maglia rossa con strisce bianche, mentre la Sutor Montegranaro in maglia blu con strisce gialle. C'è un fallo commesso da Per Giacomi su Sebastiani. Vedremo cosa farà in lunetta il numero 24 della maglia rossa. Esce Cervellini ed entra Margheritini. Margheritini, numero 21. Vediamo che intanto Sebastiani segna il suo primo tiro libero. Lo conosce Sebastiani, Alessandro? No. No, non so chi sia. È uno che non ti assomiglia per niente. Poi un altro cambio, esce Sebastiani, entra Cervellini. Buona serie di passaggi che permettono a Montegranaro di superare la metà campo con facilità. Poi un bel passaggio di Antonante dentro per Giacomi, e per Giacomi non sbaglia. A un minuto alla fine, 33 a 57. Morresi. Morresi con le mano. Filo prova, tenta da tre punti. Si sente il boato del pubblico. Tre punti per la Sacrata Basket. Montegranaro attacca per Giacomi. Una serie di passaggi velocissimi che trova Antonante sull'angolo e tenta il tiro. Al rimbalzo c'è il fallo di Pier Giacomi. Bonus e da regolamento
ci sono due tiri. Alla lunetta Morrisi con sbaglia il numero 23, sbaglia il primo, ma rimedia con il secondo tiro libero. A 16 secondi dalla fine esce Cantarini, il capitano. 10 secondi, ultimo attacco per il Montegranaro. Lorena blocca, poi trova sull'angolo Antonante che alla Serena scocca questo tiro da 3 che va a segno. Punteggio, Alessandro? Il punteggio è di 37 per Porto Potenza e 59 per la Sutor.